Mister, Natale giusto in Vicentro, la US Abbey avrebbe meritato l'intera posta in palio se solo fossero state sfruttate le diverse occasioni avute. I problemi di finalizzazione denotati stasera potrebbero essere risolti con l'acquisto di una prima punta? Ma io credo che intanto bisogna elogiare tutti quelli che i ragazzi che non hanno giocato, quello non è un problema secondario in questo momento, perché la partita è stata una partita giocata bene, la squadra gioca bene. E al di là che siamo stati anche sfortunati, devo dire, però la squadra ha costruito tantissimo. Io sono convinto che noi abbiamo fatto allenamenti sul sintetico sempre. È chiaro, qualche difficoltà possiamo averla quando giochiamo sull'erba naturale. No, sono punti guadagnati perché è la prima. Non dimentichiamo che la condizione fisica ancora non è ottimale, ma sono convinto che lavorando sono rientrati dei giocatori importanti. Sono convinto che piano piano possiamo ottenere il meglio. Invece Mario Di Capo a Vivicentro fa i complimenti per l'esordio non facile visto le assenze. Sulle scelte chiede se vedremo sempre Sarri titolare e non Russo e se per Gomez c'è una bocciatura. Ma nessuna bocciatura. Sarri ha dimostrato di essere un ottimo portiere, un giovane, crediamo nei giovani, ma c'è spazio per tutti. In questo momento è così e poi vedremo in seguito. Ma ha saputo reagire a un gol così che abbiamo preso stupidamente tra l'altro, però la squadra ha reagito bene, abbiamo tenuto bene la partita in pugno fino alla fine. È chiaro che non siamo stati fortunati, però devo elogiare tutti, sono stati veramente bravi. La scelta di optare per pochi cambi è dovuta all'intento di non rischiare pedine importanti in vista del derby? Ma pochi cambi, avevamo gente che appena ha superato un qualcosa di difficile in questo momento, onestamente la squadra stava bene fisicamente, stava bene, rispondeva bene, i cambi vanno fatti quando ci sono delle difficoltà.